Ed ora mettiamo in pratica su alcune canzoni che proporrò gli accordi che abbiamo studiato, sia in modo ritmato che arpeggiato. In questa lezione propongo una canzone di Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe, che penso conosciate molti. Si basa sul giro armonico di Do, a parte qualche piccola eccezione. Giro armonico di Do, come sapete, è Do maggiore, La minore, Re minore e Sol settima. Ecco, si potrebbe iniziare questa canzone facendo un ritmo semplice, in questo modo. Do maggiore, La minore, Re minore, Sol settima, poi quando dice il gatto e la volpe, ecco, in questo accordo qui di diminuita, sol diesis diminuita, basta mettere il primo dito che preme il primo tasto della terza corda e il secondo dito preme il primo tasto della prima corda, quindi premeranno un sol diesis e un fa. Ecco, suonate solo quattro corde in questo modo qua. Quindi la minore, di noi, re minore, ti puoi, sol settima, fida. Qui parte un ritmo diverso. Allora, ripeto tutto fin qui. Dopo vediamo l'altro ritmo. Do, La minore, Re minore, Sol settima. Do, La minore, Re minore, Sol settima. Do. L'accordo di diminuita, quello che abbiamo spirato prima. Quello che ci interessa è vedere che accordi sono. Il ritmo si può fare questo. Ecco, come fare questo ritmo? L'ho fatto in questo modo. Pollice, sto facendo Do maggiore, pollice, tocca la quinta corda col pollice, così, e poi una pennata che potete fare completo con le dita come siete più comodi, una volta in giù e una volta in su. Come sapete, quando si va in su bastano poche corde, anche due o tre. Quindi pollice, il basso, poi giù e su. Un'altra volta il pollice sul basso, quindi sul Do, e poi una volta solo in giù, quindi basso, giù, su, basso, giù, ripeto, basso, giù, su, basso, giù, consecutivo viene così, poi cambia accordo, quindi Do maggiore, La minore, Re minore, Sol settima, viene così. Con il giro armonico di Do, fa prima Do maggiore, La minore, Do maggiore, La minore, prima di cominciare il giro armonico di Do. Quindi Do maggiore, La minore, Do maggiore, La minore. E poi comincia a cantare. Thank you.
veloce il ritmo in questo modo. Gli accordi sono questi, è un ritmo possibile, è quello che vi ho fatto appena ascoltare. Ovviamente si può anche fare ritmi un pochino più elaborati, ma penso che questo sia più fattibile. Ecco, naturalmente quando si sanno questi accordi, si può ritmare in questa maniera, queste cose poi si possono applicare a parecchie altre canzoni, alle vostre preferite. Alla prossima!